Io direi oggi una giornata memoriale perché dopo il periodo di Covid noi questa volta vogliamo appunto dedicare questa giornata, che è il giorno della nascita del nostro concittadino Rocco Chinnici, alla sua immagine, alla sua testimonianza, alla sua vita che ha dedicato per la lotta alla mafia. E questo è un segno fondamentale perché questa volta la Giunta ha deciso di regalare il premio Rocco Chinnici a un altro nostro concittadino, a un altro nostro magistrato che veramente per il suo lungo cammino giudiziario ha rappresentato la legalità in tutta la provincia di Palermo, in tutta la regione Sicilia, in tutto il paese Italia. Beh, per me è un onore essere qui a ricordare uno dei grandi maestri che ha segnato anche un nuovo modo di combattere e contrastare la mafia, i mafiosi. Il suo metodo è costituito un insegnamento per tanti dopo di lui, sia sulla capacità di mettere in rete la conoscenza del fenomeno mafioso e contrastarla come un collettivo. Abbiamo bisogno, come non mai in questo momento, di rendere evidente ai siciliani che dopo che lo Stato è riuscito a mettere in galera i più efferrati criminali che hanno insanguinato questa terra, adesso tocca a noi nel costruire quella consapevolezza che la mafia non conviene ai siciliani, che la mafia è solo un danno per la nostra economia, per la nostra società, per la nostra immagine, che è anche economia, l'immagine, e quindi costruire le condizioni di un'antimafia della convenienza oltre che della legalità. E quindi è questo oggi un impegno su cui dobbiamo essere maggiormente impegnati, perché la mafia, come si vede, si può sconfiggere, ma occorre, come dire, la consapevolezza e il buon esempio da parte di ognuno di noi e delle istituzioni che supportano, come dire, i valori della legalità. Oggi il 19 gennaio del 2023 papà avrebbe fatto, se fosse stato in vita, 98 anni, sarebbero veramente tanti, però anche se lui non c'è più, è stato ucciso 40 anni fa, quindi aveva appena 58 anni, però ecco, è importante ricordare la testimonianza che ci ha lasciato con il suo lavoro di magistrato, con l'introduzione di metodologie che, come quelle del pur antimafia, del lavoro di gruppo, delle indagini patrimoniali, metodologie giudiziarie che sono ancora oggi alla base del contrasto alla criminalità organizzata e che sono state prese a modello dalle istituzioni europee, per esempio con la creazione della Procura europea. La Procura europea che, come dire, ha le sue radici nel lavoro di Rocco Chinnici e dei suoi giudici.